Ale, sono Marcus Grande, signore e signori, benvenuti in una nuova puntata della Magicraft. Signore e signori, abbiamo fatto anche live di estetica e come potete vedere, dagli alberi, dalle costruzioni, da questa cosa fighissima, abbiamo buttato giù tutto, non c'è più niente di quello che conoscevate, facciamo un bel ricapitolo. Allora, la Torre del Mago è sempre lei. Il magazzino è stato spostato da lì a qui e adesso abbiamo un sacco di ceste, anche le ceste frigorifero, i drawer e tutto questo, signore e signori, è collegato alla zona di farming con le cage. Non l'avete potuto vedere perché purtroppo è successo mentre stavo registrando, mi sono teletrasportato a un villaggio che paura, non mi ricordo per fare cosa, ma avevo ucciso i cattivi di Minecraft, quindi abbiamo fatto un raid molto noioso e poco impegnativo, ma che ci ha permesso di prendere l'Evoker e il Vindicator. Quindi, signori, stiamo farmando de facto smeraldi e totem dell'invincibilità, quelli di Minecraft, che sono una bella trovata. È pur vero che senza quella mod devo scaricarla, lo devo tenere nell'inventario se non sbaglio, una cosa noiosa, invece la modina te lo metteva qui, era carina, senza stare nella seconda mano. Poi di qua, signore e signori, abbiamo una stanzotta pronta per quello che avevo detto, la botania che però so che non vi piace troppo ricominciarla da capo, quindi abbiamo già fatto i fiori, abbiamo già fatto il pedestral petal apothecary. E non so perché c'è tutta sta roba qui. E qua fuori abbiamo fatto le Pure Daisy. Le Pure Daisy trasformano il legno. Prendiamo quello vanilla che è più facile. E la stone. Questo semplicemente per chi non lo sapesse. Molto lentamente nel Living Wood e nella Living Stone. Con la Living Stone abbiamo fatto un bel mana pool. Con i petali quelli normali abbiamo fatto gli End of Flame. Buttandoci del coal abbiamo ottenuto del mana. Ve lo faccio vedere, oppure anche non del cola, ma roba che sbruciacchia. Guardate qua. Brucia! Ogni volta che brucia un ciccio ci ridà un po' di mana e questo mana spreader lo prende qui. Ho fatto tante serie con la botania, raga, quindi non mi metto a farla super approfondita. Però se vi dovesse servire, con questa guanda, linkate questa a questo e questa a questo qui. Se volete vedere quanto ce n'è. Ah, stava cercando, ma sta qua. Ok. E invece quello. Tutte queste case, by Surion. Invece questa, by Surion è lo stesso. Gli ho detto, per quanto riguarda la casa della Create, vorrei qualcosa che è diverso dall'ambiente magico. E guardate qui che meraviglia, ragazzi. Che spettacolo. Ah, abbiamo sistemato il nuovo volo. Adesso, dopo qualche secondo che parte la spinta, che è per 3, ti fa caduta morbida, quindi... Ah, meraviglioso. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Io ammetto che questi sono solo per estetica, me li sono givati perché sapete che craftarli sarebbe stato davvero lungo. Questi sono quelli che avevamo lì, tutte le nostre cose. E andiamo di qua. E qui, signori, c'è tutto quello che abbiamo fatto della Create. Ricordiamoci, possiamo smarmellare i minerali. Che tra l'altro andrebbero smarmellati, guarda quanti, smarmelliamoli. Per adesso ho fatto soltanto questa cesta, poi ce ne metteremo una più migliore assai. Il Vintium no, se non sbaglio. Guardate qua. Sì. Perfetto. Funziona incredibilmente bene, giuro che funzionava quando l'ho. Ma chi stai a proporre? Il platino, mi sa che non lo conosce. No, guys, mi sa che il platino non lo conosce. Mazza, solo platino. Iron ore. Oh, ok, allora il platino non ce lo possiamo mettere. L'iron ore va qui, però ho dimenticato di mettere un funnel. Ecco fatto. Quindi tutto quello che vogliamo smarmellare sarà nel platino, lo dobbiamo mettere qui. Poi qui ci stanno questi bei meccanismi che passano di qua. Se vogliamo fare delle plate, ci mettiamo... Che cacchio ne so, sempre dell'iron, a parte che qui ce n'ho abbastanza, però è soltanto per farvi vedere. Qui, che quella cosa che passa fuori, è molto interessante.
Vedete, pasta fuori, è davvero figo. Questa sera era partita gnagnà, invece non male. Vabbè, questo lo curo il giorno. Qui ci possiamo fare il brass, ok? E ho deciso, miei cari, che non useremo il metodo della ventola, che per adesso è un po' troppo lento e poi mi aumenta la complessità di tutte cose. Quello che voglio fare oggi, miei cari, è una nuova farm di legno, perché il golemmino non è adatto, signori. Il golemmino non è adatto. Purtroppo si impalla spesso e devo essere sincero, rimpiango i golem della Towncraft. Quindi adesso, signore e signori, ci facciamo un pochino di botania. Partiamo già in grande vantaggio. Allora, facciamo un altro mana spreader. Mana spreader di quelli semplici, ovviamente, con dell'oro. Perché lo tiro fuori? Perché abbiamo bisogno sicuramente di un altare. Eccolo qua. Ovviamente, perché stiamo facendo a botania? Perché c'è utile, c'ha delle cose che le altre mod non c'hanno, ma anche perché ci stanno due o tre add-on nuovi che permettono di automatizzare delle cose, e questo mi esalta non poco. Diamanti, abbiamo pochissimi diamanti, guys. Tra l'altro la botania ci serve per fare i materiali infiniti. Serve più legname, mio signore. Però non dice mio signore, dice serve del legname. Esatto, no? Allora, altare della patria, giusto, me l'ho scordato. Bada mamma. E adesso possiamo fare, diciamo, dei crafting, mettiamola così, sì. Allora, questo qui è un pochino più basso, grazie, mister. Questo è l'hourglass, utilissimo secondo me. Ci metti la sabbia, ti conta 2 secondi per sabbia, 1 minuto per sedere sul sand. Allora, andiamo a vedere quello che ci serve. Perché purtroppo il Lexica Botania... Ah, si è sbloccato. L'Hopper Duck, ragazzi, importantissimo. Bam, 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 bam. La runa dell'aria e la redstone si fa... Redstone e grass, non è un problema. Quindi andiamo a fare delle shears. Posso fare shears verbali? Molto bene. Del bone meal, io ho l'incantesimo fertilizer, però... Boh, che ci faccio? Ne facciamo un bogo. E poi tra l'altro, parliamoci chiaro, forse il più bel boss moddato lo mette la botania. Il Guardian of Gaia, secondo me è uno dei boss più bilanciati, più ben fatti e più interessanti che ci possa essere su Minecraft moddato. Considerate che di boss ne ho visti, eh. Il Gaia Guardian è davvero davvero bello. Ok, abbiamo questo e abbiamo la redstone. Andiamo un poco. Ok. Bab. E anche questo è utile. Botania, io continuerò a dire una grande mod, perché shift tasto destro col suo libro ti apre la pagina. Quante mod fanno questa cosa? Pochissime. Detto ciò. Ah, i petali, per chi se lo stesse chiedendo, abbiamo fatto il Mystical Flower. Quindi possiamo averne infiniti, non è un problema. Però in generale, allora, Hopper Oculus, come si chiama? Eccolo qui. La runa dell'aria, una stringa, un mana steel, un mana powder, piuma e un carpet. Quindi, redstone. Scusate. Sotto c'è questo, è vero, è vero. Questo qui, ad esempio, mi serviva della Cursed Dirt, una cosa del genere. Con questo Alchemist Catalyst sotto, puoi modificare le cose che butti qua dentro e ottenere degli altri. Buonissimo quando non ti va di andare a cercare i sapling o queste cose qua. Quindi abbiamo fatto quello, mi serve il ferrone. Ferro con cui potrei anche tentare di farmi l'armatura. Però non lo farò. Feather. Thank you so much. Sento di qualcuno che cammina dietro di me. Sono pronto, sono prontissimo. Ci abbiamo... Dov'è? Ci abbiamo Frostbolt. Che sto expando. No, vabbè, c'è nessuno. Ci stanno le cose. Ah, no, mi serve per chi se lo stesse chiedendo. Mi serve quello che prende, perché la scopa non ce la fa. Un albero intero
La scopa fa un oggetto alla volta. Quello che prende, importantissimo, l'upper deck, è quello che piazza. Allora, voglio vedere se fare quello che piazza o no, devo decidere ancora. Soltanto la mia memoria a breve termine mi fa sì che non mi ricordi la string. Ok, andiamo a fare quindi bam, bam, vieni qui da papà, sbringete, sbrangete, e l'ultima, v'ho detto da memoria a breve termine, è che penso a troppe cose contemporaneamente, lo giuro, la piuma. Parte in automatico, ti fa vedere quanto mana ti manca, e per ottenere la cosa ci devi gettare un pezzo di Living Wood. Ovviamente, raga, questa adesso, la prossima volta mi servirà una cosa, ve la skippo. Molto bene. Tadan! Ok, mettiamo il ciccio ciccio dell'aria, puliamo l'inventario. Mi sa che la root mi serviva. Vediamo qua. Andiamo a prendere l'upper duck. L'upper hawk. Grey e light grey. Raga, guardate. Aspetta, faccio così. Faccio così. Faccio così. Ah, a posto. Scusate. E invece light grey? No, ah, mi servono le grey. Ottimo grey. Scusate, mystical. Sono queste? Perfetto e perfetto. Sbram. Stiamo cercando di fare una pianta. Stiamo cercando di fare una pianta? Non la dobbiamo fare qui, la dobbiamo fare nell'apotecheria. No, ho piantato. Via, via, via. La dobbiamo fare giustamente nell'apotecheria. È un po' che non gioco alla botania. Le casette sono bellissime, raga. Le casette non ringrazierò mai Surion, che già ha contribuito alla Gearcraft. Però. Perfetto, allora. Splash. Splash, splash. Splash, splash. Tadan! Che paura. Un seed normale vanilla. Ed eccola qua. Oh, yes. Allora, adesso facciamo finta, ragazzi. Anzi, sapete, vi dico, senza fare finta, ho scoperto che c'è il generatore a manovella e mi fa spaccare soltanto pensarlo. Poi prendiamo lo shaft e poi voglio fare la sega. Eccola qua. Quindi mi fa spaccare il generatore a manovella. Quindi poi prendiamo un sapling. No, vediamo se funziona col cherry wood che ci serve. Ci serve, cherry wood. No. Facciamo così. Allora, sega. Bellissimo. Ovviamente adesso io lo metto qua, ma ci servirà. No, adesso metto qua il cacchio. Ci servirà comunque una fonte di mana. Quindi, o gliela sparo, però non mi conviene. Tanto non consuma tanto. Farei una mana battery. E a questo punto, visto che io ho più smeraldi che diamanti, potremmo mettere il golem a girare la manovella, dice qualcuno. Sarebbe fighissimo. Perfetto. Allora, mana battery. La mana battery che fa? È una batteria del mana. Prende il mana. Mentre vorrei... Ah, non posso farlo così? Ah, era così, perfetto, un'altra di queste. Quindi butto dentro. Se non te la prende è perché va swishata. Adesso si sta caricando. Vedete che scende piano piano? Il dito che gira la manovella non credo che funzioni. Mazza sta... Stiamo pensandole tutte. Ok, facciamo così. Adesso dovrebbe entrarci un pochino. Perfetto. E adesso, signori! È una sega proprio, a mano! Vediamo un po'. Perfetto! Che cosa ci manca? Ci manca
il fiore che posa. Sento qualcuno dietro. Io sento. Ah, sento qualcuno sotto, fermi, dalla mappa. C'è qualcuno qui sotto. Dove stanno? Forse è che ho chiuso tutto, non lo so. Bellissimo. Ok, andiamo a dormire. Facciamo il semino che bacche. Ah, perché non uso. Aspettate, vi spiego un attimo mentre vado a dormire, anzi. Perché non uso il deployer? Perché il deployer va dall'alto. Quindi dovrei fare una cosa circolare. Ma noi abbiamo i Gru Crystal che fanno schizzare l'albero. Quindi non ci conviene fare una grande farm, ma una piccola farm è molto efficiente. Il golem poteva essere una soluzione, ma quando va nel Nether si incaglia. Ogni tanto si incaglia. Se lo guardi troppo si incaglia. Se lo colpisci camera sinistra, crasha il server. Regà. Per me è un no. Intanto, che mi dà tanto, direi di andare a vedere il prossimo fiorellino. Vedete che è forte? Ranuchicola qua. Ah, poi li possiamo mettere sulle isole flottanti. È troppo bello. È troppo bello. Meno male che non è difficile. Questa volta vuole la cosa dell'earth. Vuole della stone, del blocco di coal, un fungo. Stone. Ok. Un del coal, eccolo qui. Nessuno, anzi, mi prego, dimmi che c'ho dei funghi. C'ho dei funghi. E sono stato bravo. Non è vero, ne ho fatto soltanto uno. Ho già fatto, cioè, già nella mia mente funzionava, workava. Adesso no, però. Bam! Velocissimi! Mamma mia, che prestazioni. Che prestazioni. Bam, fatto. Speriamo che anche questo non consumi troppo. Ok. E adesso. Runna. Com'è che si chiama? Ranna ciccio ciccio. Arancione e giallo. Ma non ci serve se questo qui. Basta questo. Vabbè. Ah, ma tra l'altro io ho una pocket bag, flower. Eccola, flower bag. Da cui posso attingere il giallo e l'arancione. Perfetto. Bam e bam. L'unica rottura di cacchio, devo essere sincero, che nessuno ha mai risolto. Forse. Fatemi pensare. Forse. I golem della. Eh sì. I golem della ciccia ciccia della Towncraft. Bam. Allora, un, due, tre, quattro. Ah, è la Tarbarotta. No, scusate. La radice de sto cacchio era. Eccola! Eccola. Perfetto. Ok, io questo non l'ho mai usato in vita mia. Qua sotto, non so se lo sapete, praticamente ci sta tutto il mio, tutta la mia scorta di minerali, di diamanti. No, aspetta. No, regà, ma io ho seppellito là. No, chi si ricorda dove stava? Dove stava il. No! Stava qui da qualche parte! No, torna. Qui sotto c'era. No, non posso. L'ho trovati. L'ho trovati. Li ho trovati. L'ho trovati. Ammazza, pensavo. Pensavo. GG. Allora, qui chiudiamo, che entrano gli spifferi. Sono vecchietto, ragazzi, entrano gli spifferi. Guarda che bel bug. Oh, se c'è dei consigli estetici qui, cioè da mettere qua, metti una statua oppure non lo so, fai un campo di grano. Io ho messo sti alberi che comunque mi danno una bella sensazione di altezza, di virtude. Comunque,
abbiamo fatto un po' di pasticcetti. Cioè, abbiamo fatto una cosina carina. Il Flower of Ranurgalagarpus, che sembra tipo quando ti sei fatto male all'osso, se ci clicchi con la wanda ti dice su che cosa piazzerà. Infatti, se vedete, non è su, cioè sì, è anche questo a dirte, ma lui guarda quello che c'è sotto. Quindi se io volessi piantare il Nether Warp, dovrei mettere sotto il Nether, no, la Soul Sand. E lui la piazzerebbe intorno se c'è della Soul Sand. Qui c'è tutta dirt, cioè tutta grass, quindi questo è dirt, quindi questo lo piazza qui. Dico bene? O dico? Esatto. Quindi, andiamo, se la sega non ci picchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Andiamo a mettere questi, che rendono il nostro albero molto ipercresciuto. Perfetto. E ci mettiamo la dirt, che è separata da questo, da qui, dal grasso, capito? Quindi, bada bim. No, con questo, scusami. Facciamo questo. Perfetto. L'albero è già cresciuto, come potete vedere, nella bruttezza classica del vanilla. Però possiamo segarlo a mano. E vediamo un po' che succede. Oh, Cristina. Oh, oh mio Dio. Che fails. Che fail, ragazzi. Allora, aspetta, ricominciamo. Ma guarda se devo usare il golem. Non voglio usare il golem. Allora, qui innanzitutto io direi che andiamo di water wheel. Giusto che sia così. Va bene, mettiamo uno da adesso. Mettiamo... Sì, mettiamo lontano. Lontano, lontano. Anzi, lo mettiamo ancora più lontano. Non so, non mi piace tanto a vederlo. Pam 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 pam. Oh, sono sempre notte intanto, Allora, create lo sgargatubo. Lo sgargatubo migliore lo trovate in via della rasata, Ma io con chi parlo? Ma chi è che legge ancora Ratman? Marco Scroll. Ma che cazzo? Purtroppo fa quella brutta. Vabbè, ma sapete che c'è? Onestamente, ma io me ne frega proprio. Facciamo così. Poi facciamo che questo qui è un rigoletto che scende qua sotto. Eccoci qua. Adagio, adagio, diventai malvagio. Un po' lento, magari la velocizziamo. Vediamo che succede. Allora, sì, c'è un problema. Non so perché, non so per come, i sapling vanno a fanculo, cioè proprio fanno boh! Lo ignoro. Sento dei mostri. Ah, mi sono scordato, raga, abbiamo ucciso abbastanza di quelli per fare questo. No, non è vero, come si chiama? Non so, sta da qualche parte, ricordato. Qui servono delle light, secondo me. Light. Infatti. Ok. Sì, no, velocizziamo perché... Vediamo perché schizzano di là le cose. No, stavolta no. Vedi che worka? Ho video che worka. Ok, dai, velocizziamolo. Guarda qui che fa... Mortacci se... Ma che raggio c'hai, scusa? Raga, oddio. Oh, ma stai calmo. Sì, ci potremmo mettere un po' di vetro, effettivamente. Mortacci. Ma se vuoi limitare, scusa. Allora, guardate quante ci ho fatte. Non mi chiedete perché ho così tanto di questo. Abbiamo fatto un test su una cosa e mi ha dato sul touch per pochi secondi.
Uno. No. Lo so, è bruttissimo, mi dispiace, ma dobbiamo potenziare le nostre attitudini. E quindi facciamo così. Così. Madonna. Vabbè, lo sotterro, giuro. E così. Perché no? Così. Così. Mi dicono che il mana è opzionale, quindi se lo stacco, attenzione che questa è una grande rivelazione. Intanto smadonno su queste cose. Se lo stacco, vediamo un po'. Signori! Aspettate che c'è un casino, ma abbiamo fatto una cosa performantissima. Allora, aspettatevi. Dove sono? Dove sta la biblioteca? Qui. Qui. Allora, abbiamo scoperto che entrambi i fiori funzionano senza mana. Se gli dai il mana diventano più veloci, più spaziosi, ma quindi no, non ci interessa. Facciamo così. Prendiamo l'hopper Cicciovico. Ok, ha preso tutto, vedete? Perfetto. Gli diciamo però eccezione, cioè no, eccezione. Non mi prendere i sapling. Ok? Abbiamo risolto mettendo la sega dalla parte in cui. Perché prendete. Non si sa perché. Quando esplode l'albero gli dà due gubbi di spinta. Prima era di lato, ok? Adesso guardate qua. Guardate, lo ripianta immediatamente! Regà, è potentissimo, è una fonte incredibile! Cioè, 40, 44. 50, e adesso io mi domando e chiedo. Aspettate che devo togliere. Devo battere. Ok, l'ho preso. Io mi domando e chiedo, ma questa sega qua. Così, chiedo. Gli stick. Mo metto un'altra alien frame qui e prendo pure gli stick. Schifo non ci fanno. Non è che per caso. Me ne uccide due di alberi, cioè nel senso. Capito qual è la mia. Non è che mi sega tutti gli alberi? Perché a che cosa preferisco all'OP? Altro OP. Vediamo. No, solo uno. Ma guardate che roba! Incontrollabile, non abbiamo messo il massimo, certo. È troppa roba. È troppa roba. Io propongo di rompere il fiorellino e trovare un sistema un po' più intelligente. Perché qual è il problema? Il problema è che quando queste. Aia! Che dolore incredibile! Quando queste rompono, non posso far prendere all'opperino i sapling perché sennò lui non li ripianta. Quindi sto pensando, prendiamo l'opperino, lo facciamo diventare isoletta, ok? Che è sta roba? Trifertilizzare? Non ci interessa. Lo facciamo diventare isoletta. L'isoletta si fa col Pasture Seed. Un Glimmering va bene. Questo non è un problema. Quindi, oppela. La Create è davvero bella. E devo dire, in combo con la Botania. In combo con la Botania. Ah, ma posso fare una qualsiasi isoletta flottante. Perfetto, quindi questi ne ho fatti 55, va bene. Adesso abbiamo l'isoletta flottante e posso fare, guardate che bello, il floating upper deck. Madonna, Madonnina frigorifera. Quindi tecnicamente, oh Cristina davvero. Spero di avere dello spazio di là. Ah, guardate che abbiamo trovato. Se volessimo usare la crate per piazzare gli oggetti. Bello, devo capire come funziona, ma bello. Chissà come funziona, ma bello.
Niente, sempre uno verticale, uno orizzontale, uno strunz. Vabbè, dopo lo proviamo. Allora, abbiamo detto, Big Farm in corso, importantissimo Big Farm. Noi abbiamo la chest. Se io la metto in alto, la chest, tipo qua. Che lag. E ci metto lui. Mi raccoglie le cose? Mi raccoglie tutto, ok? Quindi significa che io posso mettere in alto il tutte cose. Ora, se riuscissimo a filtrare i sapling, quindi con un hopper particolare, il bronze funnel, eccolo qua, mi ricordo, il brass funnel, me lo ricordo. Devo cuocere il kelp. Buoni kelpiani. No! Non tira. Stai attento a quello che tiri. Stai attento. Stai attentissimo. Allora, qualcuno suggerisce. Kiwi suggerisce una cosa figa. Bravo, Kiwi. Così usiamo anche la create. Facciamo un altro drawer controller. Non so scrivere. Lo so scrivere ancora. Oh, diamanti. Preziosi diamanti. Poi facciamo. Così facciamo anche i void upgrade. Oak, stick, mele e sapling. Giusto? Penso di sì. Poi the chest, vero? Sì. Perfetto. Per quanto riguarda. In realtà, per quanto riguarda tutto, devo fare dell'ossidiana, questo lo faremo successivamente. Adesso vediamo. Oh, se fosse compatibile la bottega con la storage drawer sarebbe fantastico. Non credo, ma vediamo. Tecnicamente è un facente funzione di inventario. Ergo, non credo, non funziona, ma se funziona... No vabbè, cioè, state capendo? No, è stato un caso, che mod la Podania, che botto, questa sia la riprova per chi la prende in giro. Guys, ci abbiamo pensato tanto, quella manina comunque non c'entra niente, e stiamo tirando fuori questa congettura. Allora, aiutatemi. Il primo hopper duck, ne abbiamo fatti due, prende tutto quello che non ci interessa e quindi lascia i sapling al mio amico Ranunculus qua, che tecnicamente me li piazza, perfetto. Allora, abbiamo fatto l'infestation spore perché cliccando con questa, e grazie al cielo si può fare con i funghi, cliccando su questa, questa qui avrà priorità più bassa, quindi sarà hopper, questo, ok? Ora andiamo a prendere una cestona Giordano. Una cesta, sì, perfetto. Magari una un po' più grande la prossima volta, però vabbè. Oppela. E doppia la, ci facciamo così con l'hopper, ci mettiamo l'item frame del sapling e poi li andiamo a ributtare, quindi qui saranno in circolo ma non ci saranno per terra tecnicamente. Poi magari possiamo metterci all'hopper, ci possiamo mettere un hourglass magari, che ticca ogni 2 secondi, giusto che non riempisse del merda, ok? Perfetto. Adesso riattiviamo queste, che purtroppo sono proprio precise per quello che ci abbiamo noi, e credo che ci siamo, raga. Credo. Vediamo, si rompe. Viene tutto preso. Si piazzano i sapling. I sapling vengono droppati. Mi viene da pensare
Che ci siamo, cazzarola. L'unica cosa che dobbiamo fare è un altro fiore. Patati, funziona. Contentissimo di questa puntata che finalmente un po' di sinergia tra le mod. Potevamo fare semplicemente una piazzola dove un fregno della Great girava e invece no. No, bello, 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 bello. E abbiamo ovviato la problematica del drop per terra. Vanno davvero veloci. Sono molto contento. Vorrei velocizzare le seghe. Quindi mi serve un produttore di corrente in più. Non lo so, farò un mulino sotterraneo o qualche cosa. E vorrei utilizzare i drawer. Perché se questo si riempie di oak sapling, stiamo a capo in 12. Invece ci voglio mettere il void upgrade, che se li supera, li distrugge. Regà. Tanta roba, create e magia. E siamo riusciti a non usare i golem. Evviva! Potevo usare i golem, ma ho detto no al golem e sì al Valsoia. Questa è la farm di legno che una volta visualizzato quanto ci dà, ma penso ci dia tantissimo. Ci dà 14 log ogni 2 secondi, una cosa del genere. Cioè, siamo quasi ai livelli del moddato tecnico. E aspetta, io li ho bloccati qui. E se adesso lo sblocco? E se adesso ti sblocco? È davvero una bella soddisfazione, sono contentissimo. Vediamo, dovrebbero spuntare gli abomini. No! Giustamente. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Vediamo un po' come funziona. Piazza? Piazzi. Piazzi. Perché non li piazza questi qui? Quindi il drop non serve a niente. È quello naturale della fa. Ho scoperto un segreto segretoso. Attenzione. Dirt, 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 tutto dirt sta sotto. Perché non lo prende? Ah, ecco, si era impallato. Gli era venuto il momento de. Ok. Vabbè, eccolo qua, raga. Bomba, bomba, bomba atomica. Bellissimo. Allora, ragazzi, mi ero scordato di farvi vedere. Per là, questo qui è il martello con cui abbiamo fatto, cioè, uccidendo i ragnoni fighi. È un bel martello. Peccato che adesso siamo dei maghi impressionanti, ma vorrei farvi vedere come la smartella. Guardate qua. Non è male, eh? Certo, noi abbiamo le magie potentissime, quindi ne sentiamo tanto il bisogno, però in un'altra serie potrebbe essere interessante. Mentre è giunto il momento, signori, di abbandonare l'Iron Pucksel. In cambio, non di quello del Netherite. Aspetta, quello del Netherite com'era? Che io devo fare il Pucksel, diamante. Ma io mi sono scordato che devo fare l'Orchid. Però sono sicuro che voi volete la roba di Netherite. Allora, fatemi vedere. Il diamante è 8. L'Emerald è 9. No, aspetta, smeraldo e netherite sono uguali. E noi abbiamo la farm di smeraldo. Lo smeraldo è 1000 volte più bellino del bruttissimo netherite. Signori, l'Emerald Puxel. Ora, una domanda. Cioè, una domanda. Io questo qui lo potrei incantare per i livelli. Dovremmo ancora inventarsi qualcosa per i livelli. Ma possiamo renderlo indistruttibile. Se soltanto mi ricordassi come si chiama quella roba. L'eterna stella. L'abbiamo fatta l'altra puntata. E forse mi è rimasta dentro. No, dove che io stavo? Dove? Scusa, me la tocchi la medusa? Sì, vabbè, allora ti meriti. Frastavolto! Frastavolto! Scusate. L'ho usata tutta quanta. Ma
Ma c'era tre left, siete sicuri? Secondo me l'ho persa, vabbè. La rifaccio. Tanto ce ne ho. Scusate. E quindi va messo questo e questo. Bam. Eh sì, è vero. Mazza che stronza, tre usi, ti dice. Signori, questo Paxel è fottutissimamente indistruttibile. In più possiamo anche enchantarlo. Quindi wow! Allora, Frostobolto. Mi manca poco per imparare Frostobolto, perché ovviamente è uno degli incantesimi più costosi di mana. E quindi ci vuole molto di più ad impararlo degli altri, che posso spammarlo. Ma presto potremo mettere Frosto, Damage, Bolt e dargli malus agli stronzi. Quindi gli diamo pure Blindness, Slowness e Scaccolence. Ah, se rende indistruttibile un mana tablet, che succede? Che lameri? Non lo so, vediamo un po'. No, non lo posso fare. Non lo posso fare. Non lo posso fare, non lo posso fare, signore. Allora, per quanto riguarda l'armatura, però, io volevo andare a vedere se è possibile farmi l'armaturetta. Vediamo un po' quanto dà più 2 di armor. Più 6. Allora, questa armatura è meglio, però l'armatura da Botania c'ha una particolarità, ovvero non si consuma. È molto 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 carina. Non mi va di sprecare per un'armatura marcia ancora media. Ovviamente ci stanno le armature fighissime da Botania con la donna, raga, che so, qualcosa di incredibile. Tipo questa, la Half Steel, che è un nuovo materiale. Cioè, vabbè, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Detto ciò, andiamo a fare 24? Mi pare 24. Non mi ricordo mai. Vediamo se è 24. Chaff. Meraviglioso. Allora, testolina. Pepette. Gambe. E torsolo, perfetto. Togliamo un attimo. Questa è sempre blu, eh? Molto bellina. Molto bellina. Tra l'altro, al prossimo tier della mana c'è anche la veste da stregone, che ci dà un botto. Però, come dicevo, questa qui c'ha questo senso. Ci facciamo il mana battery, che ce l'ho. Aspetta, glielo rimetto dentro, perché giustamente. Vai. Non voglio sprecare niente, questa puntata mi è durata tantissimo, mi odio. Vabbè, ero ripromesso di fare puntate corte, giuro. Ah no, mi servono altri due, altri quattro, giusto. Uno. Uno, due, tre e quattro. Badespringed, voilà. Signori, questa banda di mana, questa band of mana, si può caricare ovviamente. Facciamo così. Sta scendendo. Non è pienissima, però va bene. L'ho equipaggiata, ok? E adesso, tecnicamente, vediamo un po'. Morirò. Sì, è la risposta. Però la mia armatura non ha subito danni. Potevo fare qualsiasi esempio, raga. Potevo prendere un cactus, potevo prendere, che non c'ho. Potevo prendere qualsiasi cosa, una spike, che non ho. Potevo andare contro un mostro, ecco, contro un mostro. Invece no, ho deciso di uccidermi. Com'è qui non succede più niente, ragazze? Sono passato io col coso? No? Todo bien? Todo bien? Allora? Eh? Devo rimettere l'hopper, mi sono scordato, ecco perché si è interrotto dopo un po'. Bene, bene, farma, farma. Farma, farma. Signori, mi servirebbe un mostro. Un mostro qui sotto, perfetto. Per concludere la puntata.
Salve, guardate la mia armatura. Invincibile. E ovviamente possiamo comunque incantarla. Regà, spero vi sia piaciuta ricercare la sinergia ancora una volta in Minecraft moddato. È una sensazione antica, ma comunque piacevole. Ci vediamo alla prossima puntata. Vi aspetto in live su Twitch. Bella, bye bye!